Questa è la 13ª edizione che abbiamo svolto, le altre edizioni sono state svolte in diverse città italiane. Finalmente siamo arrivati nel Molise, vicino Isernia, alla città di Pesche, che è anche la sede più a sud che ha ospitato un convegno dell'Associazione Teriologica Italiana. Questo è un convegno che è dedicato alla gestione, conservazione e allo studio dei mammiferi. Partecipano circa 200 persone, molte di questi sono studenti, giovani studenti che quindi rappresentano le prossime generazioni, per questo siamo molto contenti sia della località dove abbiamo organizzato il convegno sia della partecipazione. C'è una valenza scientifica importante, è la prima volta che questo dipartimento ospita un convegno nazionale che riunisce i ricercatori italiani che si occupano di mammiferi, sia della loro gestione, della loro conservazione, ma anche di studiarli per arrivare a delle politiche di gestione e conservazione appropriate ed accurate. E c'è da dire che il Molise è una specie di piccolo gioiellino che ospita una biodiversità di mammiferi in particolare estremamente importante. Abbiamo una parte del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che ospita l'orso marsicano e il camoscio d'Abruzzo, abbiamo la lontra, abbiamo le specie più iconiche e più minacciate della fauna italiana. Tutte sono presenti in Molise e che fa di questa regione un luogo estremamente interessante per i ricercatori, quindi l'occasione di questo congresso è anche un modo per far conoscere questa realtà della biodiversità di mammiferi di questa regione ancora molto inesplorata. Noi abbiamo fatto ricerche sui piccoli mammiferi, abbiamo fatto ricerche sui pipistrelli che sono ancora molto poco studiati in questa regione. Stiamo cercando con molti giovani dottorandi di esplorare e approfondire le conoscenze di questa comunità di specie. E il Molise, come ha detto anche la nostra direttrice, è un laboratorio a cielo aperto per tutta la fauna dei mammiferi. Quindi siamo molto contenti di ospitare tutti i ricercatori che conosceranno questa realtà e abbiamo avuto un grandissimo, devo dire, supporto da parte dell'università, del dipartimento. Il dipartimento è una struttura molto accogliente, il Molise è una regione molto accogliente. A noi piace molto rappresentare il nostro piccolo Molise per le sue valenze sulla biodiversità, le valenze naturalistiche, le sue peculiarità territoriali come un laboratorio aperto per gli studi sulla biologia, sull'ecologia, sul monitoraggio, la conservazione della biodiversità. Quindi questo congresso nazionale si colloca proprio in questo contesto importante, di grande valenza, che permetterà ai ricercatori di tutta la nostra realtà territoriale di conoscere le potenzialità del nostro piccolo Molise, ma al contempo anche ai nostri studenti, ai nostri giovani ricercatori, sarà l'occasione per conoscere le potenzialità delle ricerche scientifiche, l'importanza, l'attualità delle tematiche relative alla conservazione della nostra biodiversità e del nostro territorio. E abbiamo tanti giovani che hanno partecipato, che si sono iscritti, abbiamo circa 100 contributi scientifici, come potete vedere moltissimi sono in forma di poster. Sono previste diverse escursioni, non so se riusciremo a vedere dei mammiferi perché ovviamente sono animali molto elusivi, andremo in diversi posti, anche in canoa, in zone dove è segnalata la lontra che è anche il simbolo del convegno, probabilmente la lontra non vedremo, forse magari qualche segno di presenza, ma non importa, anche semplicemente girare nell'ambiente dove si sa che gli animali sono presenti dà sempre soddisfazione.